Parlare in questo incontro per una comunità di un proprio concittadino scomparso con le vicissitudini che conosciamo e che a breve esporrò è un po' difficile. Sembra quasi di imbalsamare il ricordo, qualcuno potrebbe dire di musuerizzarlo, e quindi forse il pericolo è anche quello di accettare una seconda volta la scomparsa. Quindi una vena malinconica attraverso tutti noi in questa serata. Però si mescola alla soddisfazione per il tributo che ci accingiamo a rendere in questo incontro che abbiamo chiamato L'arte per l'Ant, in ricordo di Giovanni Romagnello. Allora, è arrivato il consigliere Aurelio Paci, prego Aurelio. Abbiamo appena iniziato il minuto. Quando siamo andati con Luciano Colucci, uno dei primi incontri con la famiglia, con la mamma Maria e la sorella Imma, dalla chiacchierata che abbiamo avuto e poi dalla visione del suo laboratorio, dei suoi lavori, del suo posto di lavoro, mi è venuta in mente un'immagine che cercherò di descrivere. Io l'ho chiamato il silenzioso essere. In che senso? Cioè nel senso che l'apparire, cioè questa voglia che abbiamo tutti noi di essere al centro dell'attenzione a tutti i costi, è diventata quasi una necessità a cui nessuno sembra sottrarsi. Possiamo dire che quasi ogni categoria è rappresentata in questa corsa all'esibizione e gli artisti ne sono coinvolti al punto tale che a volte sembrano uomini di spettacolo. Però secondo me in tutto questo c'è qualcosa che stona, come può fare per esempio un rumore stridente che disturba l'udito. L'idea che io ho è quella che l'artista debba essere un individuo silenzioso e appartato e quindi non ami e non debba amare la visibilità esagerata e i palcoscenici luminosi e affollati. Nella mia visione l'artista opera nell'ombra proprio per non mostrarsi. La sua missione è non apparire, meglio diventare invisibili. Se così non fosse l'artista non creerebbe. Invece crea per avere la sua tana riparata. L'arte è appunto la sua tana, la sua caverna, dove veramente può esistere, pensare, ascoltare le segrete voci che provengono da quella materia che lui sa manipolare e trasformare in arte attraverso il lievito della sua umanità. Questa è quella l'immagine che io ho avuto di Giovanni Romagnello e che io ho portato, vi ho esposto. Giovanni Romagnello, cittadino di Figliano. Vediamo un po' di conoscerlo un po' meglio per chi non ha avuto la fortuna di avere insomma, a che fare con lui, di conoscerlo personalmente. Giovanni è nato appunto a Figliano il 16 febbraio del 66. Sin da piccolo ha manifestato una spiccata propensione per l'arte, prima per la pittura e successivamente per la scultura. Mi raccontava la sorella Imma, da bambino trovò uno scalpello del nonno rotto e lui rimase talmente affascinato che corse subito a ripararlo da solo. Ha frequentato la scuola elementare e media in Forchia, la prima e la seconda, poi a Tittarella, terza, quarta e quinta elementare e a Figliano Centro, prima, seconda e terza media. A 14 anni si iscrive all'Istituto d'Arte di Lionero in Vulture, dove inizia a dipingere quadri. Dopo 3 anni di studi consegue la qualifica, ma non ritenendosi soddisfatto della scuola, in quanto ritiene fosse solo teoria, si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Foggia, indirizzo pittura. In realtà, come ci raccontava la famiglia, Giovanni voleva fare l'orafo, ma è un tipo di corso che non è previsto. In quel periodo, stiamo parlando del 1984-85, Giovanni inizia anche a scolpire. Dopo gli studi intraprende l'attività di imbianchino,
e per alcuni anni, 91-93, svolge il lavoro anche di postino. Nei tempi morti dal lavoro dipinge alcuni paesaggi delle località che gira per, appunto, per il suo lavoro. A cavallo degli anni 98-99, utilizzando una legge regionale, apre nella sua cara Tittarella un laboratorio artigianale per la lavorazione della pietra, facendo così della sua dote artistica un vero e proprio lavoro. Realizza caminetti, insegne ed altro. Sua è la statua del monumento ai caduti presso il cimitero di Figliano, che lì in fondo è esposto il calco. In questi anni una malattia cambia la vita di Giovanni. Purtroppo gli viene diagnosticata un'otite a cui per 5-6 anni non viene trovato rimedio. Dopo accertamenti più approfonditi gli viene diagnosticata una forma tumorale all'orecchio destro. Purtroppo per Giovanni inizia una vita di tribolazioni, tra degenze e interventi operatori, che comportano purtroppo la chiusura del laboratorio nel 2004. Per Giovanni, che tutti conosciamo come un grande lavoratore, il non potersi più esprimere con l'arte risulta essere un'ulteriore sofferenza. Taciturno, silenzioso essere, non faceva mai trapelare il suo dolore fisico e psicologico. Giovanni esprime con il suo combattere con la malattia e il suo attaccamento alla vita, però non dispera mai di poter tornare alla sua amata arte. Giovanni ci ha lasciato in modo sereno il 25 febbraio 2017, però ha lasciato attraverso le sue opere testimonianze della propria storia personale, del proprio essere e delle proprie sensazioni. Dall'incontro avuto nella famiglia di Giovanni, qui abbiamo la mamma Maria, la sorella Imma e anche il fratello Antonio, dall'incontro della famiglia di Giovanni con l'amministrazione comunale di Figliano, presieduta dal sindaco Francesco Santoro, e la prologo di Figliano, prima con l'ex presidente Vito Filippi e poi con la neo presidente Maria Sant'Arsiere e la vicepresidente Donatella Oppido, nasce appunto questa iniziativa. Iniziativa che ha incontrato la sensibilità del Consiglio regionale della Basilicata, nella persona del presidente Francesco Mollica e del consigliere Aurelio Pace. Consiglio regionale che si è messo completamente a disposizione nel patrocinare e sostenere economicamente l'intera iniziativa. L'iniziativa che consta di questo incontro, consta della mostra che vedete allestita, mostra chiamata L'arte scolpita nel cuore. La mostra è stata curata dalla Prologo di Figliano, che si avvalsa anche della collaborazione dei volontari di servizio civile Ivan Micca e Carmelo Martinelli e soprattutto da Luciano Colucci. Ed è stata realizzata grazie al materiale messo a disposizione dalla famiglia di Giovanni, in particolare dalla sorella Imma. Sulla mostra non dico nulla, della sua arte ce ne parlerà in seguito l'artista Franco Zaccagnino, che è il primo che ha riconosciuto in Giovanni, come lui stesso ha definito, un prodigio. L'iniziativa comprende anche un catalogo. Avete avuto modo, penso tutti, di vederlo lì esposto lì in fondo. Il catalogo è stato realizzato graficamente dal grafico Luciano Colucci, ma dobbiamo ringraziare anche per la cura, per il sostegno e per la collaborazione la struttura di coordinamento, comunicazione, informazione ed eventi del Consiglio regionale di Basilicata, nelle persone del coordinatore Luigi Scaglione e della responsabile eventi Lorenzo Tartaglia. Mi avvio alle conclusioni. Concludo dicendo che il volume, come penso abbiate compreso, viene distribuito dietro un contributo liberale. I contributi ricevuti andranno tutti devoluti all'Ant Basilicata. Ecco perché il nome di questo incontro, l'arte per l'Ant in ricordo di Giovanni Romagnello. La fonda perché? L'Ant, perché la Fondazione Ant Italia Onlus opera in nome, loro lo chiamano eubiosia, cioè dal greco vita in dignità. Dal 1985 oggi Ant ha assistito in modo completamente gratuito quasi 120.000 malati oncologici. Questo è un dato a dicembre 2016 che ho trovato.
In 10 regioni italiane, tra cui anche la Basilicata, oltre 3.400 malati vengono assistiti ogni giorno a domicilio da 19 equip di operatori sanitari ANT che assicurano al malato e della sua famiglia tutte le necessarie cure di tipo ospedaliero e socio-assistenziale. Più compiutamente dell'attività dell'ANT ce ne parlerà un altro nostro gradito ospite, Raffaele Messina, della delegazione ANT Basilicata. Con queste mie parole ho cercato di darvi delle coordinate di lettura di questo incontro. Adesso passo la parola al nostro primo cittadino, al sindaco Francesco Santoro. Grazie Vito, tanto buonasera a tutti, porto il mio saluto personale dell'amministrazione tutta e saluto il presidente della Proloco, il consigliere regionale Produpace, l'artista Franco Zaccagnino e il delegato dell'ANTA. E io intanto devo ringraziare quanti hanno voluto questa mostra qui questa sera, questo ricordo di Giovanni Romaniello. Saluto chiaramente anche la sorella Imma e la mamma Maria. Certamente qui questa sera lo notavo già dalle parole di Vito Sabbia, l'atmosfera diventa diciamo sempre più ricca di emozione, soprattutto perché, come lo si diceva poco fa, Giovanni ha vissuto la sua vita qui a Figliano, era un nostro concittadino conosciuto e tanto stimato. Proprio per questo, al di là della forte emozione da parte di chi l'ha conosciuto, io penso che questa sera deve essere anche un momento, soprattutto per i familiari, per gli amici più stretti, un momento anche durante il quale possa emergere l'orgoglio di averlo conosciuto, di averlo avuto come figlio, come fratello. Ci ha dato principalmente, lo si diceva appunto poco fa, l'esempio di come si affronta la vita. Intanto una cosa che va detta, Giovanni ha voluto diciamo, il suo attaccamento al territorio, è stato anche rappresentato dal fatto di voler rimanere nel nostro territorio e anche scommettere su questo territorio, aprendo, come si diceva, una bottega tutta sua. E io ritengo che ci ha lasciato un patrimonio importante. Questo attaccamento al territorio si nota anche dalle sue opere, che raffigurano spesso scorci del nostro territorio. Io penso però che l'insegnamento più importante che ci ha lasciato è quello di come ha affrontato la vita. Fino all'ultimo lui ha cercato di vincere il male incurabile che l'aveva colpito e quindi questo ha evidenziato l'attaccamento alla vita fino all'estremo. Io vi invito anche a visitare, per quanti magari non di Figliano non conoscono, lui ci ha lasciato un importante monumento dedicato ai caduti, che è situato all'interno del nostro cimitero. Vi invito veramente ad osservarlo con attenzione e potete notare con quanta dovizia, con quanti particolari ha composto, ha realizzato quell'opera. E quindi proprio per questo, quindi per ricordare anche questa giornata, noi come amministrazione abbiamo voluto patrocinare questa iniziativa e a margine di questo evento, di questa serata, vorremmo anche consegnare una targa, nulla di che, un semplice ricordo alla famiglia. E quindi io mi fermo qui per dare spazio magari anche a chi l'ha conosciuto più di me, per appunto raccontarci quelli che erano i momenti della vita artistica, magari anche della sua vita quotidiana. Quindi io mi fermo e vi ringrazio.
rivolgere un suo saluto alla presidente della Pro di Fliano, Maria Sant'Arsilò. Buonasera a tutti. Come già ha detto Vito Sabbia, il sindaco Francesco Santoro, l'incontro di oggi intitolato L'arte per l'anti, il ricordo di Giovanni Romaniello, è stato organizzato dalla Proloco di Fliano e dal Comune con il patrocinio del Consiglio regionale della Basilicata. Io volevo ringraziare voi presenti, il tavolo dei relatori. Un ringraziamento particolare lo volevo fare alla sorella di Giovanni Romaniello e alla mamma, le quali hanno concesso le opere di Giovanni Romaniello e che sono state raccolte in una mostra che sarà aperta da domani 27 agosto fino al 3 settembre. La mostra è stata intitolata L'arte scolpita nel cuore. Potrà essere visitata dalle 10 alle 12 o dalle 16.30 alle 18.30. Quando un nostro caro ci lascia è difficile, si cerca di tenere ogni oggetto appartenuto, si cerca di custodirlo in modo geloso, quindi il gesto della sorella e della mamma è stato veramente grande. E io vi ringrazio. Diamo la parola a chi l'ha conosciuto, ha visto per primo in lui quella luce di artista, possiamo dire così, Franco, c'è la parola. Funziona, si sente? Sì. Allora, per me, buonasera a tutti, per me è quasi un dovere stare qui questa sera, proprio per quello che stava dicendo Vitto. Non tutti sanno, ma io ho avuto il piacere di incontrarlo. Lui era un ragazzino, frequentava la quarta elementare, io ero alle prime armi della mia carriera da insegnante e ho avuto la fortuna di scoprire questo genio. Come è accaduto? In pratica avevo terminato la solita lezione, mancavano circa 10 minuti e quindi invito la classe a darmi il nome di chi sapesse disegnare, e così per impegnare gli ultimi 5 minuti mi fecero il nome di Giovanni, e così io lo invitai a venire alla lavagna e lui, serio, perché era serio, ma proprio serio, responsabile, venne lì e lo invitai a fare un disegno. Cominciò, prese il gessetto e senza mai cancellare, e in continuità, senza distaccare il gesso dalla lavagna, completò il disegno. Allora, io mi sbalordii, non sono cose che capitano tutti i giorni. Poi un ragazzino di quarta elementare aveva disegnato un albero. Noi sappiamo come disegnano gli alberi i nostri ragazzi, anzi, fino in terza media, no? Fanno il cilindro con la nuvoletta sopra, eccetera, eccetera. No, quello era un albero completo, proporzionato, a grandezza naturale sulla lavagna. Tenete conto che un conto è disegnare su una pagina di quaderno, un conto è disegnare su una superficie un po' più estesa. Per rimetterlo alla prova gli feci fare un altro disegno e mi sbalordì ancora di più. Quindi io avevo capito che questo era un genio, perché non sono cose che non capitano sempre. Allora io finì la mia supplenza lì. Però la nostra conoscenza non terminò mai, perché io il giorno dopo che terminai questa supplenza andai a comprare colori, matite, foglie e tutto, proprio per incentivarlo, perché non si doveva perdere questo genio. E così noi ci siamo sempre sentiti, siamo stati sempre in contatto. Quindi anche quando ero alla scuola media c'era la mia collega, la Calabrese all'epoca, quindi io mi informavo sempre e ogni tanto ci incontravamo anche con lui. Poi fino a quando non venne a Rio Nero a frequentare l'istituto d'arte, poi via via, comunque ci siamo sempre sentiti, ci confrontavamo. Lui forse vedeva in me, perché era un po' più grande, vedeva un punto di riferimento, però gli interessi comuni erano quelli dell'amore per il territorio. Quindi come lui ha fatto la sua scelta di non andarsene via, la stessa scelta ho fatto io, quindi eravamo in sintonia su questo punto qui. Poi per quanto riguarda la sua ricerca artistica, che poi
ha approfondito, diciamo che la materia era la cosa che ti interessava di più. Avete visto quel pugno, quella scultura, quel pugno che c'è lì? E lui, io vi voglio far capire, in quel pugno vedete la mano di Giovanni che si impossessa di questa materia. E lo potete vedere anche in queste pitture, vedete, lì c'è uno, è una materia che pulsa, quindi attraverso i colori, attraverso... Ma soprattutto diciamo che lui amava la pietra. E molto spesso ci incontravamo a Sant'Ilario, perché a Sant'Ilario c'è una pietra particolare, che lui tanto amava, diciamo, sia per il colore, sia per la duttilità. E quindi facevamo questi esperimenti insieme. Quando mi veniva a trovare, facevamo questi esperimenti insieme. Quindi, poi c'è stato purtroppo questo momento tragico in cui lui psicologicamente era molto abbattuto, anche se io ho cercato sempre di impegnarlo, di coinvolgerlo. Anche la mamma mi dice, cerca di coinvolgerlo, chiamalo. Ho fatto il possibile, diciamo, per questo. Però, ecco, c'era qualcosa che non andava, e quindi qualche volta veniva, ma qualche volta insomma si rifiutava, perché evidentemente psicologicamente non era a posto. A me è dispiaciuto molto, perché io questa cosa l'ho saputa in ritardo, però posso dirvi che l'ultima volta che l'ho visto, ci siamo salutati come sempre, ho capito che bisognava pregare per lui. E io l'ho fatto tutte le sere, da allora. Comunque, cerchiamo di non ricordarcelo in maniera tragica, io vorrei mettere anche un po' di... Cerchiamo di avere un bel ricordo e di dire grazie a questa persona che è esistita, che è passata, che ci siamo conosciuti, e quindi è di andare avanti anche con il suo segno che ci ha lasciato. Bene. Grazie Brandio. Il segno che ci ha lasciato. Noi qui stasera vogliamo ricordare Giovanni, però vogliamo anche che l'esperienza che lui ha vissuto, direi la forza che l'ha contraddistinto nel combattere la malattia negli ultimi anni, possa essere percepita anche dagli altri. E come abbiamo pensato di poterlo fare? Legando questa iniziativa a un'associazione, come dicevo, che opera per questa tipologia di malattia, diciamo, l'ANTA. Ecco perché abbiamo qui voluto anche un rappresentante, in questo caso Raffaele Messina, delegato dell'ANTA Basilicata, che ci illustrerà un po' quella che è l'attività dell'ANTA e come viene incontro anche ai familiari in queste situazioni. A te, Raffaele. Grazie. Innanzitutto buonasera, io porto il saluto e l'abbraccio di tutta la delegazione di Basilicata, innanzitutto alla famiglia, agli amici di Giovanni, ma in generale a tutta la comunità di Filiano, che mi sembra una comunità che si è stretta intorno a questa persona, a questa famiglia, che in qualche modo ha voluto, da quel che capisco, realizzare qualcosa che tenesse l'esistenza di Giovanni ancora come un punto di riferimento di questa comunità. Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, quindi non posso dir nulla sulla persona, però mi è bastato qualche minuto ascoltando gli altri relatori, leggendo qualcosa di questo catalogo, per capire che Giovanni doveva essere parte di quel mondo a cui noi che ci occupiamo della cura dell'altro dobbiamo dir grazie. Perché l'arte in generale, dal mio personalissimo punto di vista, è quella capacità di guardare il mondo che ci circonda con occhi diversi, con gli occhi della ricerca della bellezza e con gli occhi della cura. E anche questo titolo che avete voluto dare a questa manifestazione, l'arte scolpita nel cuore, personalmente mi rimanda immediatamente al concetto di cura, quella cura che noi cerchiamo di portare ai nostri pazienti. Fondazione ANTA è una fondazione che opera da
40 anni, da 15 solo in Basilicata, e che durante questi 40 anni ha cercato di lavorare non solo sulla parte clinica di una malattia così dolorosa come quella oncologica, ma su tutto ciò che un vissuto di sofferenza come quello della malattia oncologica dà non solo al paziente ma a tutta la famiglia comporta. E cerchiamo quindi per questo motivo di prenderci cura del paziente anche cercando di ridargli quella dignità e quell'esistenza. Il maestro Zaccagnino scrive alla fine che il suo lavoro, che la sua arte era il suo urlo lanciato al mondo per far capire la sua voglia di essere e di esistere. Ecco, io stasera volevo testimoniarvi che quest'urlo, questa voglia di essere e di esistere, è quella a cui noi assistiamo ogni volta che incontriamo e ci relazioniamo con un paziente. Perché purtroppo una delle prime cose che la malattia oncologica ti toglie è l'identità. Ciò che tu sei, ciò che tu rappresenti, la possibilità di esprimerti. E molto spesso l'idea del prendersi cura dell'altro viene confusa come semplicemente essere d'aiuto all'altro. Noi cerchiamo di fare un passo in avanti, cerchiamo di trovare gli strumenti affinché il paziente si senta ancora utile a se stesso, alla sua vita, alla vita della propria famiglia, si sente ancora di volere poter dare qualcosa a questa esistenza. E credo che in questo l'arte possa aiutarci tantissimo. Infatti tra i nostri progetti c'è quello di introdurre alcune attività di arte terapia con i nostri pazienti, grazie soprattutto al supporto e l'apporto del gruppo volontari, che ahimè non sono mai abbastanza. Noi veniamo da un anno vissuto con grandi difficoltà, successivamente al mancato rinnovo della convenzione con l'ASP, ma non sto qui a parlare di questo, però abbiamo dovuto prendere una decisione importante, che era quella di chiudere i battenti in Basilicata oppure andare avanti facendoci forza esclusivamente sulle donazioni dei cittadini e sulle attività che internamente riuscivamo a realizzare, portando avanti un'assistenza assolutamente gratuita. Abbiamo deciso di farlo, e lo dicevo prima a Vito Sabbia, abbiamo deciso di farlo perché la comunità lucana ci ha chiesto di farlo, e tutt'oggi ci testimonia che il lavoro svolto in questi 15 anni in qualche modo penso sia un lavoro che abbia portato almeno un minimo di benessere in un percorso così complesso. Chiudo dicendovi grazie, grazie perché queste occasioni sono quelle che ci spingono ad andare avanti, sono quelle che ci spingono a far sempre di più, sono quelle che ci spingono a chiedere alle persone di venire con noi, di sostenerci, se non economicamente, umanamente, personalmente, di cercare di prenderci cura dell'altro, non solo quando l'altro è in una condizione di malattia, ma in generale, sempre nella vita. E chiudo invitandovi a fare una cosa. Le persone dopo la morte, vero, non esistono, ma quell'essere non lo può cancellare nessuno. E quell'essere esiste non solo in un ricordo, ma esiste in una testimonianza che quelle persone ci hanno lasciato e che è davanti ai nostri occhi, e che possiamo continuare a gridare, a urlare alla vita, affermandola e cercandola nella maniera più gioiosa possibile. Grazie ancora. Nel ricordare che l'iniziativa gode del patrocinio, del contributo del Consiglio regionale della Basilicata, che è stato fondamentale per la realizzazione di questa iniziativa, che come ho illustrato prima, ringraziamo di nuovo il Presidente Francesco Moliche e ringraziamo il Consigliere Aurelio Pace, a cui cedo la parola. In realtà grazie a voi, grazie alla Proloco, all'amministrazione comunale che ha voluto questo momento di ricordo, e non possiamo tacere ipocritamente il momento triste per cui siamo qui. Ed è evidente che il ricordo di una persona giovane che non c'è più, nel termine socratico di muore giovane che è chiaro a Dio, in questo momento non ci consola, perché tutti abbiamo conosciuto Giovanni.
è perché quando la memoria non cede ancora il posto all'identità, cioè quando lo ricordiamo, lo vediamo fisicamente qui in mezzo a noi, il momento è un momento di tristezza, allora dobbiamo provare a ribaltare quel momento provando a dare a mamma Maria, a Imma, alla sorella, alla famiglia, ma a ognuno degli amici che vedo qui, la possibilità di ricordarlo in maniera concreta, cioè di poter vivificare una presenza. Ecco perché va riconosciuto anche il luogo, il valore di questo luogo, lo dico a Franco Zaccagnini. Noi abbiamo realizzato, per fortuna, in tanti anni a Filano dei luoghi in cui il meglio di questa comunità può essere raccolta e anche raccontata. E ce la siamo raccontata tante volte, Vito sa quante volte in questa sede abbiamo tentato di raccogliere, Maria, attraverso anche la tua nuova esperienza di presidente, la volontà di dire alle associazioni, al territorio, di raccontare i passaggi belli e anche quelli dolorosi della nostra comunità. Per questo è importante farlo assieme all'ANT, perché l'ANT raccoglie il desiderio di vita, l'anelito di speranza, laddove non sempre la speranza c'è, a volte non la possiamo raccontare. E quindi io vi ringrazio per quello che quotidianamente fate, quello che avete fatto per molti anni e spero facciate per altrettanti anni in una regione come la Basilicata, che ne ha bisogno importante. Il fatto che lo faccia l'ANT e che le parole del delegato dell'ANT siano così profonde da parlare della vita mi portano a dire che laddove quella vita non c'è più, io più forte vorrei richiamare il tema della vita fragile. Ecco perché essere comunità vuol dire dare una mano anche alle vite fragili, a chi non ce la fa, a chi non ce la sta facendo, a chi magari non c'è più. E dichiaro la vita un bene indisponibile. La vita va difesa, è facile dirlo quando non c'è più. La vita va difesa anche quando c'è, vita fragile e qualcuno se ne vuole privare. E sono felice che a fianco a me ci sia Franco Zaccagnini, uno dei più grandi artisti d'Italia. Il premio Rabatana quest'anno, uno dei premi artistici più importanti della nostra regione, un uomo ormai riconosciuto del panorama artistico nazionale, e che dica quelle cose di Giovanni Romaniello testimoniano che non è solo una nostra sensazione di aver conosciuto un uomo speciale, è un dato vero, è un artista vero, poliedrico, di grande talento, scultore e pittore assieme, uomo operoso e silenzioso. E l'arte si concilia male col silenzio, si concilia male con la non promozione, Franco. In realtà Giovanni non promuoveva se stesso, promuoveva la sua arte, questa è la grande capacità di Giovanni, privilegio per noi averlo conosciuto e averla potuta apprendere al di fuori dello schema della sua comunità, nel rapporto di amicizia diretta e personale. Forse non molti voi sanno una cosa del rapporto fra me, Giovanni Romaniello e Luciano. Noi creammo 25 anni fa un calendario nel quale la tua grafica si sposava con le mie poesie, tant'è che una parte della sua opera sono la grafica del mio primo libro di poesie e la pittura di Giovanni. In realtà io e Luciano facciamo da contorno a un grande catalogo di Giovanni, era il primo vero catalogo di Giovanni. E la reazione alla sua opera, la reazione visiva alla sua opera, era di una meticolosità, di una preziosità, della perfezione. Era il momento del figurativo di Giovanni, in cui rendeva in maniera perfetta e anatomica quei corpi che vediamo lì a sinistra. Impressionante per la sua capacità, per la sua qualità. E tanto io quando Luciano lo spingevamo a mostrarlo all'esterno, inutilmente. Giovanni era operoso e serio, tu l'hai definito serio nel tuo urlo verso la bellezza. Giovanni in realtà era riservato, era una persona a cui non piaceva apparire, non piaceva esibirsi. E probabilmente lui avrebbe vissuto l'imbarazzo di vedere le sue opere qua attorno e tutta la sua comunità qui a ricordarlo. Perché Giovanni parlava attraverso le sue opere. Giovanni non era uno da microfono, era uno da pennello, era uno da scalpello, tant'è che era artista e artigiano assieme. Ecco perché il rapporto con la materia, l'artigiano non può fare a meno della materia, e lui lavorava la materia in maniera straordinaria. Allora, noi oggi abbiamo una fortuna, lo dico agli amici della Prologa e dell'amministrazione, di avere la memoria di Giovanni, cioè ognuno di noi l'ha conosciuto, e ognuno di noi può descriverlo in un momento privato, che diventa un momento pubblico, perché siamo la stessa comunità. Quando in Consiglio regionale Vito abbiamo deciso di promuovere e di finanziare quest'opera, è perché riconosciamo il valore della qualità nelle comunità. Come si parla esternamente di una comunità? Per quello che fa ognuno di noi? No, per quello che il meglio della comunità propone fuori da Filiano. Luciano, come facciamo a parlare di Filiano se non attraverso le migliori esperienze artistiche, culturali, professionali di Filiano? Giovanni è una di queste migliori esperienze. Qui dobbiamo parlare non solo oggi, laddove la memoria è viva, e fra 20 anni, quando la memoria di Giovanni dovremmo raccontarla, come la raccontiamo? Questo è il tema vero, altrimenti questi momenti diventano solo un momento celebrativo. E avremmo tradito la volontà di Giovanni, perché di autocelebrativo Giovanni non aveva niente.
Lui non ce l'avrebbe chiesto un momento così. Lui ci avrebbe detto un'altra cosa. Fate rimanere, date l'opportunità a chi ha la mia qualità e il mio talento di far venire fuori quel talento. Cioè di dire che anche da Tittarella, da Filiano, da Sterpita, da Dragonetti, da Scala, ce la si può fare. Si può avere del talento e mostrare all'esterno quel talento. Questa è la vera sfida istituzionale che abbiamo di fronte. Allora, dalla memoria dobbiamo ribaltarla d'identità. Ecco perché una mostra che rimane fino al 3 settembre è un grande regalo che la famiglia ci fa, ma non è sufficiente. Io ricordo all'amministrazione, la Prologhi a me stesso, che noi siamo una delle poche comunità a non avere un premio Filiano. Cioè non avere un premio per le qualità artistiche, culturali, professionali di questo territorio. Forse è il momento di averlo. Franco, forse è il momento di dichiarare, anche con te in giuria, visto che la qualità artistica deve essere in qualche modo valorizzata ma anche raccontata, un premio di scultura e di pittura intitolato a Giovanni Romanelli. Per le persone, per gli inediti, per i ragazzi che non ce l'hanno fatto. Questo darebbe un senso agli anni a venire. Non possiamo fare una manifestazione, immaginate, ogni anno per ricordare Giovanni. La possiamo fare anche ogni 6 mesi, ogni 2 mesi, ogni mese, ma non avremo dato il senso a quelle opere di quello che devono essere. Io poi vedo oggi una parte delle opere di Giovanni che non conoscevo. E quindi capisco anche che c'è stata una grande evoluzione nella sua arte. Ed è un'evoluzione dell'artista. Io lo ascolto tramite Franco. Franco sa che noi parliamo con tanti artisti. Per fortuna abbiamo promosso tanti artisti assieme a Franco. Il percorso di un artista spesso è un percorso silenzioso, anche solitario. Se non è accompagnato, molto spesso diventa una sperimentazione che non trova mai dall'altra parte un racconto, perché siamo distratti rispetto all'arte. E questo territorio che si propone all'Italia come il territorio della conoscenza, dell'arte, di Matera 2019, ce la possiamo raccontare come vogliamo. Se non diventa il percorso dei circuiti minori, l'arte non è solo a Matera. L'arte è quella dei circuiti minori. Lo dico a chi si è inventato un museo a Sant'Ilari, in un eremo solitario, in quel museo lo dicevamo l'altro giorno, presentando un libro a Sant'Ilario. Sant'Ilario ha 100 residenti e fa 3.000 presenze all'anno. Vuol dire che una scommessa forse l'hai vinta e ti va dato atto. Io vorrei provare a scommettere sulla figura di Giovanni. Se riusciamo a portare un po' di artisti in un concorso pittorico e scultorico, perché poi lui era l'uno e l'altro assieme, a Filiano in questo tempo, in questo luogo, ricordando Giovanni attraverso l'opera di chi come Giovanni in piccole realtà prova a farcela. Ancora. Giovanni era autenticamente un uomo di questa comunità, non era l'artista avulso dalla comunità. Fatemela dire in maniera brutale, non c'è mai stato l'atteggiamento dell'artista. Giovanni è stato un uomo di popolo, in mezzo a noi. Quando vedo qui gli amici del Vitalba, Giovanni l'abbiamo ricordato in un memorial assieme a Leonardo Mecca, due persone serie, perché Giovanni era una persona seria che ci teneva a far parte della comunità in maniera capillare. Cioè era il campo sportivo, era la possibilità di parlare con gli amici, era il conforto quando provavamo a fare un'azione che era anche di promozione di Giovanni, cioè era l'uomo che c'era e che non si è mai negato a questa comunità. Ecco perché questa comunità deve ribaltare un attimo il senso della conoscenza. Quando ho cominciato a parlare mi rotava nella testa un termine greco che si chiama sympathein, cioè l'empatia di Giovanni. Non c'è stata una persona di questa comunità che può dire di aver avuto uno screzzo, un'incomprensione, un'incapacità di dialogo con Giovanni. Un uomo eccezionale. E non perché lo stiamo ricordando, glielo abbiamo detto in vita. E proviamo a ribadirlo adesso. Un uomo che faceva della sua riservatezza non uno strumento di esclusione, ma uno strumento per arrivare all'altro. Forse un insegnamento grande che ci lascia che ognuno di noi dovrebbe vivere l'altruismo, di vivere con gli altri, forse addirittura per gli altri. E questa è un'esperienza che la sua famiglia conosce meglio di chiunque altro. Quale urlo lascia Giovanni? Mi avvio alle conclusioni. La prefazione a questo catalogo parla di un urlo. È l'urlo della bellezza. Giovanni trasferiva al di fuori di sé bellezza. E Giovanni si racconta attraverso la bellezza della sua opera. Non ci sono parole, non c'è una biografia di Giovanni che io vorrei raccontare. Non vorrei raccontare dove è nato, non vorrei raccontare dove è morto, non vorrei raccontare dove ha vissuto, vorrei raccontare quello che ha fatto. E quello che ha fatto è bellissimo. Questo paese, la Basilicata e l'Italia intera, non saranno mai una superpotenza economica, militare, sono la superpotenza della bellezza. Se noi ci rendiamo conto che il nostro essere con gli altri sta in quella opera, cioè sta nella bellezza che riusciamo a donare all'altro rispetto a noi, per Giovanni gli veniva più facile perché era un talento, perché era un artista, e quindi quella bellezza la rendi visibile,
per noi risulta più complicato nell'atteggiamento, ma di sicuro possiamo battezzare oggi un parallelismo. Questo è l'anno mariniano, è l'anno in cui si promuove un grande artista che si chiama Marino di Teana, Francesco Marino in arte Marino di Teana, che parte da Teana, Franco, e diventa il più grande scultore di metalli di tutto il mondo. Teana è un piccolo comune della Basilicata dell'area sud, diventa il più grande scultore di metalli di Parigi, uno dei più grandi europei, l'inventore della scomposizione dell'euro. Bene, nella sua qualità personale somigliava molto a Giovanni, uomo che non rilasciava interviste, uomo silenzioso, scultore, pittore assieme. Perché questa caratteristica dei lucani io la voglio rimarcare? Perché la semplicità e l'operosità è la caratteristica anche degli artisti lucani. E Franco Zaccagnino è testimone straordinario. Lavora un materiale povero, la canna mediterranea, e quel materiale ne fa opera d'arte, unica arte arundiana d'Italia. Giovanni lavorava materiali poveri. Ha lavorato con materiali poveri, attraverso quei colori che tu gli hai regalato, attraverso il marmo. Devo dire, questa immagine romantica e retorica straordinaria di Giovanni che riposa vicino a una sua opera, all'opera che lui ha lasciato nel nostro cimitero. È quell'opera che assieme è un militare, cosa che non ti aspetteresti diciamo da Giovanni, ma col simbolo della pace sulla spalla. Esattamente quello che lui era. Un uomo di dialogo, un uomo di pace, un uomo di orizzonti lunghissimi, di apertura assoluta, di integrazione e non di chiusura. E allora io vi lascio con una sola espressione. Io credo che alle parole debbano seguire i fatti. E io credo che questa sera ci debba essere l'impegno di tutto questo tavolo di presidenza, dall'ANT agli artisti, al Consiglio regionale che non farà mancare il suo contributo, alla Proloco, all'amministrazione locale, per istituire questa sera qui, a una scadenza che stabilirà ovviamente le istituzioni locali assieme alla famiglia, del premio pittorico Giovanni Romaniello, per ribadire pittorico e di scultura, per ribadire il valore della memoria, di conservare la parte buona di questa comunità, che è quella che vorremmo raccontare all'esterno, ma che vorremmo raccontare anche ai nostri figli che non hanno conosciuto Giovanni, e per ribadire il tema della riconoscenza. L'etimologia della parola riconoscenza è riconoscere. Ho conosciuto Giovanni e lo voglio riconoscere, cioè lo voglio tenere nell'anelito del mio cuore, raccontandomelo per come l'ho conosciuto e per come me lo sapranno raccontare le sue opere. È per questa ragione che abbiamo il dovere di parlarne agli altri, e non chi l'ha già conosciuto, perché Giovanni è patrimonio di questa comunità, ma è patrimonio dell'arte intera. Auguri e grazie alla famiglia. Grazie a voi. Penso che l'amministrazione comunale, la Proloco e soprattutto la famiglia renderanno concreto questo desiderio, e penso che sia un desiderio di tutta la comunità. Ringrazio tutti voi. Ringrazio Raffaele Messina, Franco Zaccagnino, Aurelio Pace, il sindaco Francesco Santoro e Maria Santarsiero, presidente della Proloco di Fiano, per le loro parole. Io penso che attraverso la vostra presenza, soprattutto attraverso i vostri sguardi, vi ho guardato attentamente, e attraverso le parole espresse dal tavolo dei relatori, io credo che Giovanni sia presente qui, sia presente tra di noi, come lo sarà in futuro. Io credo che si lavorerà in funzione di rendere ancora fisso un appuntamento annuale in ricordo di Giovanni. Per, come ha detto Aurelio, ti rubo la parola, riconoscenza. Bisogna essere riconoscenti sempre a chi ha dato un qualcosa, poco o molto, alla nostra comunità. Adesso lascio la parola al sindaco per un momento celebrativo. Io quello che annunciavo prima, abbiamo pensato come amministrazione di voler appunto fissare in qualche modo questa serata, questo ricordo, che appunto, come si diceva poco fa, sia un inizio per un riconoscimento che sia duraturo nel tempo. E quindi vorrei appunto consegnare a nome dell'amministrazione comunale questa targa alla famiglia, leggo, quindi il ricordo di Giovanni Romaniello, nel vivo e sensibile ricordo della sua originale vena artistica e della singolarità delle sue opere.
Grazie di nuovo a tutti, ricordo che chi desidera